Soprannominata bonariamente la Dama di Ferro della Farnesina, è la prima donna segretario generale del Ministero degli Esteri. Laureatasi in Scienze Politiche alla LUISS di Roma, la sua carriera diplomatica inizia nel 1982, quando ricopre incarichi nelle ambasciate italiane e nelle rappresentanze permanenti a Vienna e a Bratislava, oltre che presso le direzioni generali del Ministero degli Esteri. Dal 2004 al 2008 ha diretto l'unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri, organismo di raccordo fra tutte le amministrazioni dello Stato per le emergenze che coinvolgono cittadini italiani all'estero. Venne scelta dall'allora ministro Franco Frattini e affrontò casi come il rapimento di cittadini italiani in Iraq e in Afghanistan e il coordinamento delle prime ricerche dopo lo tsunami in Thailandia. Molti gli incarichi e le promozioni prima di arrivare col governo Gentiloni a ricoprire il ruolo di segretario generale. Personalità forte, determinata, a volte anche dura, necessaria per l'assunzione di incarichi che comportano una forte responsabilità, anche individuale, in cui le donne sono particolarmente idonee, perché le donne hanno quasi per natura una propensione alla decisione senza tentennamenti e all'assunzione di responsabilità anche quando ciò comporta dei rischi personali. Elisabetta, così familiarmente ci piace chiamarla, ha dovuto dimostrare che poteva farcela e ha dovuto impegnarsi forse un po' più dei suoi colleghi, mettendo nel suo lavoro, oltre che la capacità, anche una buona dose di umanità e sensibilità femminile. Segretario generale, primo segretario generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, ha dovuto effettivamente, come diceva la nostra clip, combattere un pochino più degli uomini per arrivare dove è arrivata? È una domanda difficile. Io tendo sempre a negare che ci sia una differenza fra le donne e gli uomini quando poi si entra in alcune carriere. La realtà è che nella carriera diplomatica il lavoro che io faccio per definizione è una carriera che è stata riservata per tanti anni agli uomini, basti pensare che è stata aperta alle donne solamente nel 1967. Mia madre non avrebbe potuto scegliere la stessa carriera. È una carriera che naturalmente ti porta a delle scelte anche di vita pratica che non sempre rendono agile per una donna svolgere questo lavoro, anche quando poi si sta a Roma, come io sto in questo momento, per non parlare poi quando si va all'estero. Noi siamo reperibili 24 ore su 24, ti chiamano nel mezzo della notte, non hai tempo per poter programmare la tua vita personale o quella della tua famiglia. Ciò detto, rispetto a quando io sono entrata in carriera, le cose sono cambiate moltissimo. Oggi io stessa come segretario generale cerco di introdurre delle innovazioni nel sistema della pubblica amministrazione che consentono alle donne di rendere molto più facile la carriera. Cose pratiche, cose meno pratiche, però certamente credo che sia migliorato per noi donne il percorso per arrivare ai gradi apicali e quindi incoraggio le donne a intraprendere queste carriere. Lei tra l'altro non è nuova a prime volte, perché leggevo, adesso do una sbirciatina, è stata la prima a essere ammessa a un istituto dei Gesuiti e prima di lei precluso alle donne. Sì, è una cosa della quale fra l'altro vado orgogliosissima, perché lo credo. Un tema che è stato un po' ricorrente di tutta la serata è stato quello di quanto sia importante studiare, la cultura, avere accesso all'istruzione per poter poi scegliere liberamente quello che si vuol fare nella vita. I gesuiti sono famosi per essere degli ottimi insegnanti, degli ottimi istruttori e quando decisero così di innovarsi, di aprire le porte anche al sesso femminile, io fui in assoluto la prima ad essere iscritta e certamente è stata per me un'esperienza molto formativa, perché non solo ho imparato quanto importante sia la conoscenza, la cultura, l'apprendimento, ma ho anche imparato che si possono fare tutte le scelte di questo mondo, purché si possa assumere la responsabilità in maniera consapevole e nella misura in cui poi si è anche in grado di accettare le conseguenze sulla base di una scelta che deve sempre essere logica. Questo te lo insegnano i gesuiti. Logica e responsabilità, poi puoi fare quello che vuoi. Sicuramente però ancora i ruoli apicali non sempre sono facili da raggiungere per le donne. Lei è stata tra l'altro impredicato per diventare il presidente del consiglio di questo governo, del presidente di cui tanto si è parlato. Sul fronte delle istituzioni, della politica, le chiedo, servono le quote rosa?
Sulle quote rosa io non sono, sono fra quelle donne che non le amano. Non le amano perché sono orgogliosa. Io credo che le donne debbano raggiungere i vertici e fare carriera perché sono uguali o a volte meglio degli uomini. I gradi apicali per definizione sono riserviti. I gradi apicali per definizione sono riservati a un numero ristretto di persone, quindi bisogna competere. Se sei migliore di altri, uomo o donna che tu sia, te lo devi meritare. E questo è quello che io cerco di fare anche nella mia amministrazione. Io sono, naturalmente, essendo al vertice della Farnesina, seleziono il personale. Spesso vengo criticata perché non favorisco sulla base di quote le donne, però insisto, ce la faremo veramente arrivare alla vera parità fra uomini e donne solamente quando non ci si domanderà più se sei donna o sei uomo. Senta, che cosa ha portato del suo essere donna nel suo lavoro? Ecco, su questo invece credo che avere una componente femminile in tutti i mestieri, non solamente nella diplomazia, sia estremamente importante. Il mondo è fatto al 50% di uomini e al 50% di donne ed è sotto gli occhi di tutti che l'uno deve essere complementare rispetto all'altra. E quindi avere il modo di ragionare, il modo di porsi, il modo di affrontare le problematiche con le due componenti credo che sia un valore aggiunto per la società. Prima la clip ricordava alcuni mestieri abbastanza delicati che io ho svolto, ricordo lo tsunami, ricordo i rapimenti. Li ricordiamo molto bene anche noi. Certamente la tua categoria se ne ricorda molto bene. Ecco, io credo che in quelle circostanze essere donna mi abbia aiutato moltissimo, perché le donne sono estremamente pratiche, estremamente calme quando affrontano l'emergenza. E questo ha aiutato, perché ha aiutato l'analisi, ha aiutato la valutazione di quello che succedeva e al tempo stesso credo che la donna abbia una più naturale tendenza al lavoro di squadra. E oggi nel mondo moderno l'individuo non riesce spesso a risolvere le situazioni, c'è sempre più bisogno di un lavoro di team, di un lavoro di squadra, che devo dire le donne riescono a promuovere con un pochino più di facilità rispetto agli uomini. Senta, c'è davvero, visto che abbiamo parlato tutta la sera di esempio, e lei sicuramente è un grande esempio per le ragazze, qualcosa che vuole dire alle ragazze? Un auspicio? L'auspicio che io faccio è che veramente in tutto il mondo, non vi stupirà se io naturalmente cerco di avere una visione che vada un po' oltre i nostri confini, in tutto il mondo le donne possano capire che l'istruzione è un diritto e non è soltanto un optional che in alcune famiglie si concede e in altre no. È un diritto di cui noi dobbiamo essere consapevoli e io ho grandissima ammirazione per quelle donne e ne abbiamo ascoltate qualcuna anche questa sera che hanno avuto il coraggio di sacrificarsi a costo anche veramente di sofferenze per poter apprendere, perché è sulla base dell'apprendimento che veramente si riesce ad essere emancipate. Grazie, grazie al segretario generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni. Chiamo sul palco per la premiazione, venga con me. Il prefetto di Arezzo per la consegna del diploma, aspettabile dottoressa Anna Palombi, per la consegna invece del premio, Lucia Ciacci.